momento di pausa, di ristoro, ma soprattutto di più che ristoro, proprio di mangiare, perché bisogna sempre pensare a quello che è l'abbinamento. Tutte le volte si parla di coniglio e vernaccia, ma parliamone con il direttore del consorzio, che è Walter Sobrano. Ma ci sta bene la vernaccia anche con il prosciutto, i salumi, il formaggio? No, secondo te, Walter, com'è? È un vino versatile? Ti aspetti che ti dica di no? Vediamo se hai coraggio. Giustamente, no, quello è vero. Senti, no, ma abbiamo fatto un bell'assaggio oggi, divertente, ma dal tuo punto di vista, quindi da tecnico, l'evoluzione di questa vernaccia abbiamo sentito dal 2002 al 2007, si può già parlare di qualcosa che è cambiato in questi anni in vigna, oppure proprio la potenzialità della stessa vernaccia come vitigno, che invecchiando non dico è migliore, ma insomma sicuramente si mantiene benissimo e dà l'idea del vino longevo? Entrambi gli aspetti. Allora, intanto, quello sul fatto che la vernaccia sia un vino che migliora con il tempo, certo, è da lì che siamo partiti. Perfetto. Quando ci siamo resi conto che lo sapevamo solo noi, non lo sapeva il resto del mondo. No, quindi questo è un dato assodato. Che poi in questi anni sia stata un'evoluzione, una ricerca in vigna soprattutto, sì, ora, perché prima c'era stata tutta l'evoluzione tecnologica, quindi avere la cantina super moderna sembrava che fosse il must per riuscire a fare un grande vigno. L'attenzione si è spostata molto sul vigneto adesso, non a caso ci sono molte aziende che si stanno convertendo al biologico, ma lo stanno facendo non personalmente per il bollino, il marchetto che gli serve come... Sì, così, tanto per dare l'idea, sì, no? Esatto. Ma, veramente c'è una convinzione, sentivo poco fa qui fuori c'era un produttore che diceva: sì, ma se io sovescio poi dopo mi macera sotto e mi muore la flora batterica, cioè c'è una convinzione di questi livelli. Forse non c'è ancora la consapevolezza vera di quale sia l'effetto diretto sul vino, si comincia a intuire, non c'è una padronanza della tecnica, ma sicuramente la strada intrapresa è quella, si comincia a parlare ma se io vado a defogliare il vigneto a giugno, cosa ottengo poi nel vino che vado a fare? Oppure se la faccio ad agosto? Stiamo cominciando a parlare di queste cose qui. Questo è il passaggio importante. Insomma, quindi notizia non da poco. Qui tutto questo movimento ha ottenuto che cosa? Una maggiore consapevolezza da parte dei produttori. E la parte della cantina oggi, perché magari eravamo partiti da quella, oggi quindi si parla sì di legno e di tini, ma in una maniera diversa, forse più conforme a quello che è il territorio. Sì, ma è quella funzione, sì, che abbiamo, sì, avuto qui a San Gimignano, che poi bene o male c'è stato un conto che la tecnologia è utilissima, anzi per un bianco poi è fondamentale avere la tecnologia, però la tecnologia mi serve per ottenere quello che voglio, non è la tecnologia che fa quello che vuole lei, cioè è la tecnologia che mi rende il vino così, no, io la uso nella misura che mi serve per arrivare al mio obiettivo. La tecnologia di cantina sta cominciando a diventare veramente uno strumento nelle mani del produttore. Mentre prima era il produttore schiavo della tecnologia, adesso... Quindi siamo alla vernaccia revolution.